lettera, sì, con la speranza di non fare brutta figura, insomma. Caro Paolo, ti sto scrivendo questa lettera pochi giorni prima del quarto anniversario del 22 luglio, quando stiamo per ricordare le vittime degli attacchi terroristici del 2011 e per onorare la loro memoria. Quel giorno furono uccise 77 persone, 8 di loro nell'edificio del governo a Oslo e 69 sull'isola di Utøya. Molti di loro erano così giovani, furono uccisi brutalmente solo perché avevano opinioni diverse da quelle dell'estremista impazzito. Sono stati uccisi a sangue freddo, tra loro c'era mia figlia, Silvia. Ha vissuto solo fino all'età di 18 anni. Mio marito ed io, i nostri due figli, sopravviviamo, portando il pesante fardello della perdita di una figlia e di una sorella. Così tante altre famiglie in tutta la Norvegia sono nella stessa situazione. A tutt'oggi il terrorista non ha mostrato alcun rimorso né ha visto alcunché di sbagliato in ciò che ha fatto. Noi siamo fortunati abbastanza da avere un gruppo di sostegno. È stato fondato appena un mese dopo le atrocità e ora, 4 anni dopo, abbiamo un buon motivo per essere orgogliosi di quel che abbiamo raggiunto. In tutta la Norvegia ci sono gruppi locali che organizzano incontri ed eventi sociali di vario tipo. Questo significa molto per molte vittime. Il nostro gruppo è aperto a chiunque sia stato colpito dagli attacchi. Chi ha subito una perdita, i sopravvissuti, i membri delle famiglie, gli amici, i volontari che aiutarono a salvare tante vite quel giorno, eccetera. Molti sentono che di grande aiuto già il semplice stare insieme agli altri e che condividiamo una simile esperienza. Ancora 4 anni dopo il nostro gruppo continua a crescere e ora siamo in 1500. Funziona molto bene, anche se le nostre situazioni sono drammaticamente differenti. In modo importante ci sono molte somiglianze nelle nostre azioni e nei nostri bisogni. In particolare, gli incontri sono per tutti i membri, ma a volte organizziamo eventi per gruppi specifici. Oggi la nostra organizzazione gode di grande rispetto e noi cooperiamo con le autorità in molti ambiti differenti. Le nostre voci sono ascoltate. Un esempio è il nuovo centro 22 luglio a Oslo, che sarà aperto ufficialmente al pubblico durante questo anniversario mercoledì. Insieme con l'UAF, i giovani socialisti, abbiamo richiesto un centro di informazione con una mostra che racconterà la storia di quanto è successo in quel giorno nero, 4 anni fa. Ci sono così tante storie da raccontare, di perdita e dolore, ma anche di sopravvivenza, di atrocità, ma anche del modo in cui abbiamo risposto come popolo nei giorni e nelle settimane che seguirono. Le rose, gli incontri, ovunque. Restammo uniti. Fu un momento straordinario della nostra storia. È importante che le classi delle scuole e altri visitatori possano vedere da loro stessi e imparare. Dobbiamo fare tutto il possibile per far luce sui pericoli dell'estremismo e per mostrare a cosa può portare. Il terrorista era guidato dall'odio, un odio che è ancora là, fuori. E dura per noi capirlo, ma dobbiamo vivere con la consapevolezza che ci sono persone là fuori che simpatizzano con la stragista. Alla luce di questo siamo molto lieti della prossima apertura del nuovo centro e speriamo che possa fare la differenza. Le persone colpite direttamente sono state invitate a un'anteprima speciale qualche giorno prima. Un altro evento che aspettiamo è un weekend incontro questo autunno per tutti coloro che erano su quell'isola quel giorno. Questo è qualcosa che abbiamo sperato a lungo di essere in grado di realizzare, che abbiamo pianificato con le autorità sanitarie per un certo periodo e ora l'invito è stato finalmente spedito. Il nostro obiettivo principale è quello di dare a coloro che erano sull'isola una chance per stare ancora insieme, ma ci saranno anche discorsi, sessioni di gruppo e varie attività. Molti dei nostri membri viaggeranno a Oslo e Utøya per l'anniversario, che è organizzato dal gruppo di supporto insieme all'AUF. Ci vuole molto duro lavoro e molta pianificazione per organizzarlo sull'isola, poiché ci saranno centinaia di visitatori durante i 2 giorni in cui l'isola
l'isola sarà aperta. Abbiamo istituito trasporti con autobus e traghetti e saremo lì per guidare ed aiutare i visitatori se avranno bisogno di aiuto, assistiti dalla Croce Rossa e dalla Norwegian Purple Aid. Ci saranno cerimonie commemorative con discorsi, musiche e corone a Oslo come sull'isola. Questo è il giorno più duro, ma ancora troviamo grande conforto nello stare insieme, sapere che stiamo condividendo tutto lo stesso dolore. Luglio è sempre stato un così bel mese per noi, tempo di ferie e di giorni pigri, con sole, vacanze programmate e ricordate anche durante i grigi mesi invernali. Questo ha cambiato tutto e il mese di luglio è diventato un periodo solenne. Abbiamo bisogno di tutta la nostra forza per prepararci a quel nostro giorno più nero, quello dell'anniversario. Mentre scrivo queste parole, le lacrime scorrono libere e penso a tutti coloro che hanno perso i loro cari in imprevedibili e brutali attacchi terroristici. Terrore è una parola crudele, è un atto crudele e spregevole. Penso a quello che accadde nel vostro paese alla stazione di Bologna nel 1980 e le molte madri, padri, sorelle e fratelli che devono sentire la stessa disperazione nera dei giorni avanti, ma spero che troverete la forza e il senso nel ritrovarvi ancora insieme. C'è un nuovo, bellissimo memoriale sull'isola che aprirà quest'anno. I nomi delle vittime sono stati incisi su un grande anello di metallo che pende dagli alberi. Al di sotto stanno piante che attirano le farfalle. Siamo grati per questo spazio che è stato progettato con un grande pensiero e in dialogo con le famiglie, colpite e le altre vittime. In questo processo di elaborazione siamo venuti a conoscenza dell'area in cui la bomba scoppiò alla stazione e di come fu ricostruita, con quel pavimento lasciato com'era e con la frattura del muro e con l'orologio della stazione fermo. L'abbiamo trovato pieno di significato e di ispirazione. Vi mandiamo i nostri caldi pensieri e il nostro amore, un cordiale saluto. Merete.